Allora, stiamo ricapitolando. XCOM è un gioco strategico fatto da Julian Gollop, un grande della strategia a turni, autore del classico che ha dato vita al genere, che è Laser Squad, un altro gioco che un giorno giocheremo. Questo, secondo me, è uno dei suoi capolavori. UFO Enemy Unknown, noto in America come XCOM UFO Defense, e è un gioco difficilissimo, bastardissimo, bellissimo, con un livello di profondità e spessore che secondo me potete vedere anche solo sentendo quello che stiamo per raccontare. Ossia, abbiamo iniziato con la nostra base in Liguria ormai più di un mese fa. Dopodiché ne abbiamo stabilita una nel sud-est asiatico, notando che c'era un intensificarsi dell'attività in quella zona. E dopodiché abbiamo continuato a fare missioni con un certo successo, tanto che se andiamo a vedere il memorial dei soldati, solo due dei nostri coraggiosi XCOM sono scomparsi in condizioni terrificanti, tra l'altro. Abbiamo continuato a fare missioni con un certo successo, abbattendo gli UFO oppure seguendoli. Insomma, ne abbiamo combattuto molto bene fino adesso, ma all'improvviso gli alieni hanno alzato il livello del conflitto. Hanno alzato il livello del conflitto come? L'hanno alzato impiegando navi più veloci, più potenti, navi che noi non siamo più in grado di seguire. E quindi stiamo sviluppando con i nostri scienziati un nuovo fighter, in modo da poter sperare di abbatterli. Ma avevamo trovato una base aliena. Vediamo un attimo, però eravamo già qui. Era l'ultimo salvataggio. Come mai vedevamo una base aliena? Non mi ricordo. Vabbè, adesso lo dovremmo vedere comunque. Se vi siete appena connessi, io sono Kenobit, questo è XCOM e direi che possiamo ricominciare con... Mi bevo un altro sorso del mio chinotto. Un chinotto molto buono. Cominciamo. Allora, controlliamo. Basi. Innanzitutto, guardiamo le navi, guardiamo l'intercept, guardiamo lo Skyranger. Controlliamo che ci sia tutto quello che serve a bordo. Le granate aliene, tutto bene. Ok. Fucile al plasma, rifle clip, tutto molto ok. Ne portiamo anche un po' di più. Non troppi. Portiamo anche un po' qualche electroflare. Grazie per il follow. E ci portiamo tutte queste cose, va bene. Ok. Controlliamo la nostra ricerca. Stiamo studiando un nuovo fighter, quindi un nuovo caccia. E ricerchiamo. In manufacture stiamo producendo leghe aliene per fare un po' di soldi e vediamo. C'era spuntata qua, io mi ricordo che era qua. Oh, abbiamo finito l'hangar qua e questo è positivo perché qua potremo mandare il nostro nuovo fighter quando lo costruiremo. Abbiamo sfondato i 14.000 follow. Salute con il mio chinotto. No, ve lo posso dire, è birra. È una bellissima Rum Barrel Red Beer. È una birra. Sto festeggiando il fatto che non ho un tumore al cervello e quindi questo mi rallegra, se permettete. Non ho niente in realtà, ho un acufene che passerà. E ora Babic canterà tutti i 14.000 i follower. Andiamo avanti. Zambanni, la colonnella Zambanni. E possiamo andare avanti.
Mi ricordo che era spuntata qua, non mi ricordo perché. Ok, sono tutti contenti. E sono tutti contenti, tutte le nazioni sono contente. Bene. UK, Francia, Germania, Italia, Cina, Giappone e India sono particolarmente felici. Ciò è molto bello. Oh, eccolo qua. Gli agenti XCOM hanno trovato una base aliena in Africa meridionale. Qua. Allora, facciamo un save, salviamo. Mi chiedo, io non ho mai fatto una missione di queste qua. E non ho mai assaltato una base, perché questo gioco qua io lo giocavo da bambino, quando ero troppo piccolo per capire alcune cose. Quindi chiedo consiglio ai miei consulenti tattici. La attacchiamo, li andiamo a picchiare, andiamo a rischiare il tutto per tutto, oppure no? Io dico di farlo. Proviamo. Attendo un attimino il consiglio dei nostri consulenti. Ringrazio Chum Chum Suke, grazie per il follow. State per vedere uno dei giochi più terrificanti di sempre, secondo me. Uno dei giochi più terrificanti. Dai, vigliacchi non si ricorda nessuno, va bene. Andiamo, picchiali e porta Stun Button, certo. Ce li abbiamo gli Stun Button. Vediamo un attimo, controlliamo che siano sul nostro Sky Ranger. Armature, vabbè. Possiamo aggiungerne una, va bene così. Equipment, gli stun, così ce li abbiamo. Sì, stun rod, portiamone anche tre, via. Le basi sono semplici, sono più semplici se hai gli psionici, ma io non ho nessun alieno, non ho nessuno psionico. Sapete cosa vi dico? Non ricordo se può entrare con il tank, io spero di sì. Spero di entrare sul tank, di entrare col tank. Vediamo. Andiamo. Intercept. Sky Ranger. E andiamo qua. Alien Base. Ready to land near Alien Base 1. Allora. Gli operativi e gli agenti XCOM hanno ottenuto l'ingresso a una base aliena. Il centro di controllo deve essere distrutto per rendere la base non operativa. La missione terminerà o quando tutti gli alieni saranno stati eliminati o quando la tua squadra sarà tornata sull'area verde d'uscita. A quel punto dovrai cliccare sull'icona Abort mission per fuggire. Allora, Francesca Zambanni, la nostra colonnello Zambanni, colonnella Zambanni. Allora, abbiamo. Lei ha tutto. Più che il fumogeno, secondo me lei è equipata bene. Le mettiamo nello zaino uno stun rod. Che non si sa mai. Mark, grazie Rukawa 28 per il follow. Allora, Mark, anche lui va bene così. Ha il suo plasma rifle clip in più, e cioè bene. 0R4 è armato come al solito fino ai denti, e qua ci servirà. Decisamente, decisissimamente. Qua possiamo spaccare tutto quello che ci segue. Grazie Red Dog. E andiamo avanti. Robbo ha una granata aliena, un fucile al plasma. Granata aliena, fucile al plasma. Tarion ci sta, va bene. Sono Vakatosh, bomba.
Silver Drucker ha la granata aliena, anche il medikit. Questo ci sta. Silver Drucker è il nostro... Però non vorrei... Cioè, scusami, Silver Drucker è quello con l'armatura più scrausa e le diamo il medikit. Diamone uno a Son of Akatosh. Va bene. Facciamolo. È la prima volta che faccio una missione come questa. Quindi facciamo il solito save state a Battlescape Start e vediamo. Amici e amiche, benvenuti in XCOM. Attacchiamo la base aliena e iniziamo con Silver. Perché qua ho tutti quelli con meno armatura? Non vorrei mandare avanti proprio i... Ci sono solo loro di qua? Ah, eccoli qua. Partiamo con loro. Mandiamo avanti Son of Akatosh, che scende così e si gira. Lo mettiamo contro un angolino, riserviamo unità Madonna, ho già una paura fottutissima. No, non loro. Però dovranno scendere anche loro a un certo punto. C'è il tank! C'è il tank, scusami. Il tank ce l'ho? Ah, ok, però devo prima spostare loro per far passare il tank. Va bene. Il tank ci permette di vedere bene le cose. Giù il tank. Tu per adesso stai così. Dobbiamo tutti coprirci le spalle. Robbo, scendi. Andiamo qua, Gianni 89 abbonamento, grazie mille. Grazie mille per il supporto, sedicesimo abbonamento, spero che mi porterai fortuna, lo spero assolutamente anche io. Facciamo ancora un passettino in avanti con lui. Zambanni, no, Tarion, scendi. Ok. Silver Drucker, devi scendere. E ne vedi già uno che è un floater, lo vedi attraverso una finestrella. Ti metti, ti inginocchi. Inneschi una, ti togli questo e non hai unità per innescare la granata. Ciò è male, ma va bene così. In ginocchio. Tu tieniti delle unità di tempo e voi vi mettete qua pronti per andare. Tam quam non essem.
Mi piace. Ti conveniva scendere, sparare e risalire. Ah, cazzo. Questa è un'ottima idea. Vedi? Mannaggia. Ok, qua c'è 0R4 che è pronto con i suoi missiloni. Posso forse con lei, con lui che è il Gerva. Quanto ci metti a sparare? 17 unità. Scendi. Spari. Risali. Non hai abbastanza time units. Ok, questo è un problema. Questo è un problema. C'è un'arma a terra, perché quella è la nostra zona. Quella è la zona dove siamo arrivati noi. Quello è normale. Allora. Va bene così. Sappiamo che lì per lì non c'è niente. Qua non c'è nessuno. E qua per dove cazzo sono? Ti ringrazio, sono tornato nel 93. Io ho una paura, Tamquam. Allora, noi abbiamo un problema. Qua. No. Qua. Gerva. Allora, aspetta. Lerican. Non fa in tempo. Mannaggia. Lerican, spara. 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 Ok. Il Gerva. Hai la granata aliena pronta. Silver Bracker ce l'ha già in mano. La può innescare con 31 e la puoi lanciare. Bene, e adesso di lui noi ci dimentichiamo e anzi mettiamo il Gerva in una posizione più difensiva. E aspettiamo. Qua aspettiamo. Lerican lo vede ma fa niente. Allora, 0R4 vorrei che coprisse di qua. Scendiamo con gli altri ragazzi. Allora, Robbo, secondo me... può andare qua. Trantor, scendi. E vai qua. Allora, vorrei chiedere un consiglio in termini di gestione degli angoli agli esperti di XCOM e UFO che ci sono. Volete... Così, sparo oltre l'angolo oppure no? Cioè, mi conviene metterli gli omini così, così o così? Domande. Allora, qua quanto ne abbiamo adesso? No, lì lo teniamo fermo lì. La nostra colonnella Zambanni scende e si apposta qua. E anche Mark scende e andiamo qua.
Domanda off topic, ma poi il cabinato cocktail l'avete preso, Brumbilambi? Magari. Quel cabinato cocktail il mattino dopo costava tipo 10 volte di più. Non perché ne abbiamo parlato noi, ma perché è un cabinato molto raro. Era un'asta che avevamo trovato, come dire, appena nata. Qua ci siamo. Tarion, vorrei che si girasse un pochettino così. Lui è morto e ciò è un bene. Continuiamo ad avere più culo che anima. Attenzione. Lui è il Gerva. Il Gerva non ti teme. Il Gerva va qua. Spara. Spara, Gerva, spara. E va su. Dopodiché, Silver Drakkar, che vede qua, spara. E spara. Spara. Facciamo anche un autoshot. Bene così, grande. Grandissimo, bene. E si accuccia. Va bene così, si tiene per lo snapshot e stiamo qua. Lui si... No, aspetta, stai anche tu girato così. Va bene. Allora, non so se i CCCP si stanno riunendo praticamente, che io sappia. Ma a proposito di CCCP, domani su Keno Mattina, domani alle 11, ospite di Keno Bisbo, cioè di Keno Mattina, Max Collini, degli Offlaga Disco Pax e di tantissime altre cose. Allora, loro sono qua e io vorrei che il tank esplorasse in qua, perché vorrei riunire queste due squadre. E vorrei quantomeno che Zambanni avanzasse qua. E Trantor le facesse da spalla. Trantor copre di qua. Veramente, se vi va, spiegatemi come gestire gli angoli, che ancora non lo so. A questo punto, per adesso aspettiamo. Il problema è se iniziano a farti mind control. Sì. Io non ho mai fatto basi aliene. Mai. Ma non c'è nessuno qua. Il nostro tank è glorioso comunque, eh? Facciamo riscendere. Attenzione, Paccione, ci sta raidando. Grazie, Paccione. Fatemi per cortesia un immediato shoutino al buon Paccione. Benvenuti e benvenute, Riders di Paccione. Cosa stavate streamando questa sera? E andiamo in qua.
Ciao Videodom, buonasera. Tra l'altro volevo ringraziarti Videodom perché domani, grazie per avermi messo in contatto con Max Collini, domani alle 11 sarà lui ospite di Cheno Mattina, ciò mi rende molto molto allegro e molto contento. Allora, io sono qua rannicchiato in posizione fetale in questa base. Dove andiamo? Qua c'è la discoteca che è fichissima. Questa è una mossa avventata. Io vi sto qua e vi aspetto. Tutti. Una certa strizza. Movimenti nascosti. Oh, io continuo a salvare, perché comunque c'è una certa paura. Buonasera, Terminus. Ma dove siete? Dove sono tu? Dove? Ce n'è uno. Ed è uno dei piselloni grossi, va bene. Quello non è un grandissimo problema. Stiamo qua. Questa missione la facciamo con calma, ragazzi, perché sarà veramente dura. Robbo. Manovra a tenaglia di qua. Allora, quante unità abbiamo? Ciò è bene, ciò è bene. Quanto male si è fatto Mark? Non si è fatto male, non ha ferite gravi. Oh, ciò è molto bene. Giriamoci di qua. Qua può uscire gente. Vedete che qua c'è un lift. Ce ne stiamo così per adesso. Sappiamo che c'è un Topo Gigio là sopra. Tu stai qua a coprire in caso che uscisse qualcuno lì. Io volevo, in realtà, visto che sappiamo che qua non c'è niente, volevo che la capitana, la colonnella Zambanni raggiungesse gli uomini meno esperti, meno protetti con la loro armatura e stesse qua, pronta a difenderli e a dargli un boost di morale. Brava Francesca. Qua ho un po' di paura, ma è tutto buio qua, no, torna qua dentro. Stai così. No,
Non fare, torna qua e stai buono. Girati, ritorniamo con questo e andiamo avanti. Scusate, io sto andando molto piano. Ok, abbiamo visto, sappiamo chi è. Non lo vediamo più. Si è mosso qua da qualche parte, va bene. Non entreremo lì. Ci sposteremo da qua e conteremo sulla copertura fornita da Mark, che sta qua. Qua non sembra non esserci nessuno. Chi è che mi sta sparando qua? Da dove arrivano questi spari? Allora, il tank. Molto male, molto male. Allora, andiamo in avanti qua. Stai giù. Guarda di qua, stai giù, ansia 100% ansiella proprio. Signor Drakkar, tu stai a parare di qua. L'Erican, vai qua. Stai a parare di qua. Zambanni, Zambanni, secondo me anche tu devi passare di qua, pronta a entrare in azione. Mark e lui. Mark sta qua per il momento. 0R4 ha fatto, loro hanno fatto, andiamo. Oh, il mio carro sta reggendo. Fammi vedere come sta il carro. Non si è fatto niente. Ragazzi. Allora. Io vorrei che Silver Drakkar, non hai più bombe. L'Erican hai solo una bomba di quelle Sfigiz, ma va bene. Qua il tizio lì è morto. Vede lui, ok. Lo vedi? Sparagli, sparagli fortissimo. E adesso scappa. Scappa, girati. Va bene così. A posto, eh? Ci sono dei punti rialzati tipo torrette. Buonanotte, Pacione. Oh, eccolo lì. Lui ha fallito, ma Silver Drakkar non fallirà. Puoi fare un aimed.
Grande Silver Drakkar, bravissimissimo. E a questo punto Silver Drakkar ti levi pure dalle palle, stai qua in ginocchio. Allora, Lerican, vai appostato dietro al carro e Francesca Zambanni vieni qua. Allora, in centro della stanza c'è una 3x3 che va su più piani e ha le finestre da cui sparano. Ok, ma domanda. Cappina è ancora viva nell'altra base, Cappina sta tranquillona. Allora. La domanda è, quanti alieni ci sono in questa base? Perché non ho mai fatto una base aliena e non so sinceramente cosa aspettarmi. Secondo me è meglio se teniamo, se tengo gli uomini più vicini tra di loro. Cioè è meglio se possiamo tutti sparare fortissimo dalla stessa parte. No? Sbaglio. Lui è qua a posto così. Tarion, secondo me, può farsi una corsetta qua. Son, vai anche tu qua. Alien insegna che dividersi non è una buona idea, infatti. 0R4 va qua, perché noi sappiamo che lì c'è un topo gigio, e 0R4 potrebbe essere pronto dopo a sparargli con il suo missilone dell'amore. Robbo è qua. Fatto. Grazie per il follow, David Nasty! Ah, ecco, ho capito cos'è che spara. È questo che spara. Ok, quindi è un postaccio quello in cui mi trovo. Certo, io potrei fare questo. Io vorrei vedere se lui... lui non vede più questo, va bene, ma secondo me è giusto che si metta così. Qua facciamo avanzare tantissimo 0R4, che io lì in mezzo ci sparo un missilone di quelli super piccanti. Eccolo lì in alto! Lerican! Tu lo vedi? Capisci? Ciò spiega molte cose. Se io mi metto qua, dovrei essere al riparo e lui non mi vede più. Lerican. Innesca sta bomba. Ragazzi, Lerican ha una bomba innescata. Non state vicini a Lerican. Quindi, Zambanni, passa da qua. Noi adesso riprendiamo di qua, manovra a tenaglia, e a questo punto il Gerva scatta di qua e sta pronto così. Nel frattempo 0R4 avanza qua. Ah no, ha già fatto la sua mossa lui, va bene così. Robbo e lui e Mark avanzano. Mark arriva fino a qua e Robbo lo segue
fino a qua, parando da dietro. Trantor sta. Io so che qua c'è uno di quei dei bistecconi della muerte, ma. Tarion avanza, manovra la bersagliera, fantozianissimo. Pronti, così. Sono Vaktosh, cappina! 46, diventi un'anguria. Dai Fabio, che sono ancora viva. Ma cioè, tu sei nella spa in questo momento. Cioè, tu sei nel sud-est asiatico. Non hai ancora fatto una missione perché sei fortunata. Perché nel momento potrebbero esserci delle rappresaglie in quella base. Lì saranno grandi cazzi. Oh, bene. Sono Vakatosh. No, che abort mission. Stiamo pronti così. Comunque non ho letto la risposta, se me l'avete data, alla domanda quanti alieni ci possiamo aspettare. Lui è lì dentro il merda. Ricordiamo che l'Erican ha innescato una granata. Grazie Scarraffio! Io, l'Erican, lì una granata l'ha lanciata. Nel frattempo, Silver Drucker avanza. Zambanni avanza. Spara fortissimo. Ragazzi, stiamo andando veramente. No, non dico niente. Su Terror from the Deep una ventina massimo, perciò suppongo uguale. Gabriel dice: sono circa 12-18 alieni. Grazie, ragazzi. 12-18. Questo non è Terror from the Deep, questo è Enemy Unknown. Oh, io spero che questa serie vi stia piacendo un decimo di quello che sta piacendo a me, perché io mi sto veramente divertendo tantissimo. Avanti. Chi è che vedi? Chi è che vedi? Oh, lo vedi lì. Bene, 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 molto bene. Tarion, io direi che tu vai a dare panforte qui. Sono Vaktosh, va bene. Snapshot, Silver Drucker. Il Gerva, puoi avanzare. Qua. Pronto così. L'Erican stai lì prontissimo e il tank si leva dalle palle. Zambanni ha ancora tutte le sue units, ma guarda, la spostiamo. Questa è copertura. Mettiamo qua.
Shizuko Umi, grazie per l'abbonamento, grazie, grazie mille. Mark, dove lo mandiamo? Ah, qua sono loro, stanno leapfroggando. Che sembra una di quelle strane pratiche sessuali, ma non lo è esattamente. Grazie David Nasty per l'abbonamento, grazie, grazie mille. Tu guarda indietro che magari qualcuno esce da là e non mi piace per niente. 0R4 con il suo missilone si prepara ad aprire il fuoco. Oh, però vedi che la... Chi è morto? Cosa è successo qua? Quanta roba è esplosa? Allora, Robo c'è, Tarion c'è, Silver Drucker c'è, il Gerva, l'Erican, il Tank, Zambanni, Mark, 0R4, Robbo, Tarion. Ho iniziato a contarli. Beh, vuol dire che qua è successo qualcosa di veramente molto brutto. Chi è che spara i missili? Allora, è arrivato da qua. Ok, cosa devo fare? Non lo so. Questa missione potrebbe finire in massacro. Allora, lui lì l'abbiamo ucciso. Cioè, hanno sparato da qua. No, non andare lì. Abbiamo perso Trantor. Io vedo molti... Cioè, qua non vedo più niente. Questa roba mi inquieta oltremodo. Panichello, panichello, andiamo qua. Eccolo lì. Abbiamo visto il colpevole. No, troppo. Ti vendicherò. Detti. Quello lì un altro.
No Line of Fire, allora noi ci leviamo dalle palle. Completamente, va bene, d'accordo. 0R4. Speravo in qualcosa di meglio. Ti caricheremo il Large Rocket. Non abbiamo abbastanza time units, va bene. Avanziamo con l'Erican. L'Erican comunque. Potremmo vedere. Tra poco possiamo vedere chi è morto, ma mi sa che è proprio Trantor. Never forget. Never forget. A questo punto. Questa stanza l'abbiamo pulita. Tu vai al riparo di qua. Copri di qua, mica che esca qualcosa. Avanziamo di qua. Abbiamo capito che i Gras de Rost sono di là. Guarda, tu vai qua, Tarion, pronto a sparare. Il Gerva, abbiamo capito che qua non c'è trippa per gatti. Vai qui, preparati. Lo vedi? E allora, bene così, bene, bene così. Vediamo se c'è qualcos'altro qua. Credevo che Gras de Rost fosse un insulto che nessuno più usava dal 1952. Ebbene sì, però è un insulto che io amo. Non so dove andare, è un casino la base. È un casino totale. Ah, non c'è niente qua. Va bene. Francesca, stai qua per adesso. Va bene, questo è un team che per adesso funziona. Noi dobbiamo andare, dobbiamo avanzare lentamente di là, da questa parte, verso, cioè guardiamo la mappa. Dobbiamo andare qua noi. Quanto fa paura questo gioco? Quanto fa paura questo gioco? Zero R4, carica subito. Il missilone mega potente, anzi il missile incendiario. Che differenza c'è tra questi missili? Che differenza c'è tra questi missili? Perché quello grosso fa veramente un male irragionevole. Ho un po' paura.
Ho caricato quello piccolo. Chi è che vedi? Chi è che vedi? Vedi lui! Il merda! E noi gli spariamo al merda. Toh! Scusatemi, Bravo ora, bravo! Così mi piaci. Carica subito il missile incendiario. Bravo! Volevo fare così, mi sono tirato un pugno in testa. Questa è la mia lucidità di adesso, è questa. Bravo 0R4. Io voglio che qualcuno, cioè noi dobbiamo entrare lì dentro, quindi adesso Robbo con cautela avanza fino a qua. Copre Mark che avanza qua e che può avanzare fino a qua. No, lui sta qua. Grazie Mark per l'abbonamento. Guarda che ti stai comportando, cioè la tua stai facendo delle prestazioni notevoli. Bene così. Il tank ha fatto il suo, Zambanni ha fatto il suo, Mark ha fatto il suo, Robbo sta qua. E andiamo. Allora. Pronti. Qua non c'è più nessuno e questa cosa mi rallegra. Chi è che gli ha sparato? Facciamo che ti levi da qua e sappiamo che qua c'è qualcuno. E ciò è un problema. Ma adesso ci sono Silver Bracker e Zambanni che fanno una manovra e passano da qui. Cosa c'è qua? Non lo so. Zambanni, esci anche tu. Prepariamoci. Mark, avvicinati. Guarda, fatti una corsetta tu, Mark. Tarion qua, girato e appostato. Il Gerva si è un po' separato dagli altri. Fatti sta corsetta. Vai, fatti sta corsetta, Gerva. Facciamo la manovra tenaglia? Sì, Francesca, non ti preoccupare, l'hai studiata, la sai. A casa la sapevi la manovra tenaglia. La facciamo, la eseguiamo a perfezione adesso. Bravo Robbo. Tarion, Signor Bracca, Lerican. Chi è che mi ha sparato da qua dietro? Ma arrivano dappertutto. Ma è lui. Vabbè, ma questi floater io li ammazzo. Va bene, ma tu floater non lo sai che adesso arriva Tarion e che lui si leva di qua. Tu non lo vedi più? Ti piacerebbe. Lerican, tu sei quello coraggioso. E non c'è nessuno qua. Tutto sto casino per... Dobbiamo salirci di sopra, immagino. Allora, tu stai qua, in ginocchio, pronto a sparare. Tu, Mark, stai qua, in ginocchio, pronto a sparare.
0, tu stai qua in ginocchio, pronto a sparare. Se qualcuno da lì scende, gli facciamo un culo a Pua. Robbo, devi tenerti pronto a sparare a lui. Ce l'hai una granata? Sì. Per adesso non la usiamo. Tarion è lì a portata. Non fa in tempo a innescare la granata, ma ce l'ha in mano intanto. Silver. Qua. Francesca. Ci siamo. Il Gerva deve avanzare anche lui. Sei scabescio, dove vai? Adesso, prima esce lui. Chi è che vedi? Vedi un altro? Vedi lui! Che è lì! Aspetta, da dove cazzo lo vedi? Lo vedi fino a qua. Va bene, di questo ci occupiamo tra un attimo. Tarion, te la senti? Ma lanciagliela sta granatina, dai. Inneschi. E lanci. Ti sposti proprio giusto di questo passettino. E lanci. E dopodiché te ne vai qua. E nessuno ne sa niente. Proprio pum. Bene così. Mi piace. Lui, diciamo, è lì. Adesso lo vedi. Ah, lo vedi dalla finestrella. Va bene, spostati. È qua dentro. Ok. Mark, manovra tenaglia anche tu. Così. Zambanni e Silver Drakkar lo prendono da lì. Non ha scampo. Non può prendere nessuno di noi. Tu stai comunque girato di qua. Voi vedete lui. Ma state fermi, perché non vi fa niente. Anzi, ti dirò di più, Gerva. Tu corri qua. Il mio tank è invulnerabile, eh. E prenditela Stalin Grenade, te la prendi pure in mano, Silver Drakkar, e dopodiché non la inneschi, perché qua se sciopi è un casino. Francesca, vai, no, non ti accucci, vai avanti così. Noi sappiamo che lui è qua dentro, ok, giù così. Giù. Tarion, io vorrei che qualcuno coprisse lì.
Grazie Fra Flower per l'abbonamento. "25 mesi di abbonamento Fra Flower, grazie, grazie, grazie mille." Che giocone BD Silma, puoi dirlo veramente, puoi urlare il tuo barbarico "Yop, che figata è UFO sui tetti del mondo". Il tank ha... Oh, adesso lo vedi e adesso gli spari. Bene. Il floater leader ha panicato! È la prima volta che vedo panicare gli alieni! Ed è un floater leader! È un floater leader! Zambanni? Io sono stato previdente e sapendo che Zambanni era, sarebbe stata in prima linea essendo la colonnella Zambanni, le do lo stun rod. Per colpire con lo stun rod ci vogliono 20 unità. Zambanni, stordisci. L'hai stordito. Zambanni ha stordito e abbiamo catturato un leader. Allora, chi è morto? Sono morti due. Memorial, vediamo. Allora, Mark è stato promosso a sergente. Trantor Ramjam con 13 kill era un sergente. E sono Vakatosh, never forget, never, never, never forget. Grazie per il vostro servizio negli XCOM. Wow, 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 wow. Mamma mia. Ho avuto la lungimiranza di dare lo stun rod a Zambanni. Zambanni, ti piace questa fantasia... Un UFO. Ti piace questa fantasia militare? Comunque, anche se sono solo uno spettatore, ho alzato il pugno in segno di vittoria, ma perché siamo noi contro gli alieni. Sto qua sta andando lento, noi lo intercettiamo subito dalla base Rim Studio. Andiamo. Che cos'è? Ok, ce n'è uno qua. Allora, nel frattempo, alla base Robbo Cipriano non è ancora tornato. Come sta procedendo la ricerca? Sta procedendo bene, Gabriel. La missione è finita con Zambanni che cattura un floater leader. Abbiamo catturato un leader, questa roba è molto positiva, se non ricordo male. Cioè, se noi abbiamo adesso tra i new project, floater leader, non è male. Allora, abbiamo appena abbattuto una nave qua. Not enough missiles to rearm Interceptor 2 a Rim Studio. Ok, 5 secondi. Andiamo qua, bye. Abbiamo un sacco di soldi, tra l'altro. Ci servono un po' di Avalanche. Mi sto confondendo. Ci servono gli Avalanche. Allora,
Dobbiamo aspettare che torni. Not enough avalanche missiles, ok, te l'ho detto, basi. Te ne ho già comprati, te ne compro ancora, va bene, va bene. Raga, sto lubrificando da mezz'ora, non ho capito niente, solo che Zambanni è top. Beh, dai, è già un messaggio. Ce l'abbiamo già la sala da interrogatorio, ce l'abbiamo già. Guarda, l'abbiamo fatta prima. Living Core Alien Containment. Ce l'abbiamo qua. Allora, io adesso, appena questo finì, devo andare nella base qua. Equip Craft. Prendo lo Sky Ranger. La crew. Facciamo entrare in gioco F the Best e CB1 e Armor CB1 però. Allora, F the Best è capitano, gli diamo la Power Suit. E ok. Quanto è difficile sto gioco? Tantissimo, tieni conto che io lo sto giocando al livello di difficoltà più basso. Vigilo confido, caro Shizuko Umi. Pensa che è molto più facile quello nuovo. Purché che io ho amato, mi è piaciuto molto. Sky Ranger, dai, quanto ci metti a rifuellarti? E adesso dobbiamo aspettare. Io col cazzo che vado a fare la missione di notte. Intercept. Sky Ranger, andiamo qua e andiamo. Nel frattempo, fammi vedere. La ricerca va bene. E cominciamo la missione. Allora, Zambanni ormai sempre colonnella. Allora, Zambanni, secondo me è attrezzata bene. Mark è attrezzato bene. 0R4 è 0R4. Ha solo due missili, ma. Allora, di notte, oltre a essere più difficile, ci sono delle ricompense maggiori? Non mi risulta. Non mi risulta. Però magari è vero, magari è così. Non lo so. Credo di no. Robbo, pronto. Tarion. Beh, Tarion, secondo me, si merita la promozione a Plasma Rifle. CB1. Silver Drucker continua. Silver Drucker Lyric, i nostri guastatori, mi piace molto. E CB1 si prende anche lei un plasma rifle. E andiamo. F the Best si prende. Ah, però F the Best è capitano, aspetta. Diamo. CB1 è invece solo squaddy. E togliamo al CB1 questo. F the Best secondo me si merita anche una Alien Grenade. Ricordiamoci che CB1 potrebbe essere il nostro medic. Culo! È qua! Guardalo lì, che bello! Piano piano. Mark, proteggi di qua. Zambanni,
proteggi di qua. Cioè, guardiamo la mappa anche per sicurezza. Non si sa mai, non si sa mai, mai, mai. E in ogni caso stiamo così. R4, sempre l'uomo discrezione, esce qui così e si inginocchia. Robbo, inginocchiato e pronto così. E voi piano piano vi appropinquate all'uscita. Tanto qua non abbiamo nessuna fretta. Che gioco è? Ci gioca anche tua nonna. Sarebbe una nonna fichissima se ci gioca. E andiamo. Giustamente non si vede ancora nessuno. C'è qualcuno di qua? Un Lizard Man. La prima apparizione dei Lizard Man. E questo non è bellissimo. Siamo pronti così. Semplicemente facciamo avanzare fino a qua Tarion, pronto ad assaltare lì. E anche Cibiwani. Cibiwani fa proprio una bella corsetta. Chi è che vedi? Lo vedi già? Lo vedi? Cibiwani, è il tuo primo sparo. È la tua occasione. L'hai sprecata. Spostati. Che è pericolosissimo lì dove sei adesso. Per adesso aspettiamo. Lo vediamo, è lì adesso, ok. Allora, Zero, come sei messo? Ce lo spariamo, sto missilino bello mirato? Grande Zero, ciò è molto bene. Il nostro tank non può entrare, quindi fa il solito giro rituale intorno all'UFO e non c'è niente, ciò è molto bene. Diamo un'occhiata alla mappa. Che paura ste schermate hidden, ci puoi dirlo fortissimo. Allora adesso pronti qua, pronti qua. Zero ha sparato. Mark tiene comunque d'occhio. Vabbè, qua non c'è nessuno, però vediamo tutto. Prepariamoci. Andiamo avanti. Allora, tu in ginocchio. Non c'è nessuno qua dentro. Ok. Potremmo avere un problema. Dov'è? Ci manca qua. Dov'è?
Allora, passiamo di qua. Oh, eccolo lì. È un altro Lizardman. Come te lo vedi? Secondo me, questo è il momento in cui 0R4 si carica il Large Rocket. Nel dubbio, Mark si sposta. E 0R4 spara aimed, mancando, va bene, non è, nessuno è perfetto, nemmeno 0. Il coso ha mancato. Non è molto cost effective spaccare Snake Man a missili, è vero, è vero. È che mi fanno un po' paura. Tutti pronti a sparare allo Snake Man. E tu esci, che non si sa mai che ti prendi male. Dove si è nascosto? Dove è finito? Ti sparo comunque, ti sparo due volte. Non ho abbastanza time units. Sta scappando questo pusillanime. Io ti aspetto qua, non me ne frega niente, anzi guarda, Cibiwani fa il giro da dietro. Ma quegli sprite a bolle sono il Covid. Speriamo di no. Allora, facciamo uscire il capitano F the Best, scusami, che è AKA Castigamatti. Capitana Zambanni avanza, appostati, Mark spostati. Oh, adesso ti prendiamo, Snake Man malefico. Noi non stiamo attaccati. Non capisco la prospettiva, se lo vedo o meno. Lui non lo vede. E bella lì. Stava scappando. Allora, adesso banniamo. Bannatemi FedeV, per favore, che ha rotto le palle. Andiamo avanti. Ok. Dobbiamo. Basis. Dobbiamo comprare un po' di missili. Che missili compro Prendo un paio di large rocket. No, not enough stored space. È vero, è vero. Quanto Elerium ti ha dato? Vediamo. Sell. Ho 59 Alien Entertainment. Cosa me ne faccio? Posso vendervi gli Alien Entertainment? Posso vendere senza dubbio 10 corpi di floater, 2 snakeman, 7 sectoidi, un reaper, un cyber disk.
e vendiamoli innanzitutto. Manufacture. Devo fare il plasma cannon, plasma beam, ma non abbiamo, non ci ha, ci ha dato zero elerium. Abbiamo zero elerium, raga. Come mai? Cioè, ho sfondato una base e ho zero elerium. Ciò è inquietante. Quindi continuiamo a fare quello. La ricerca del new fighter craft va bene. Noi adesso salviamo, anche perché adesso questa sarà, direi, l'ultima missione. Sì, devo, la prossima nave devo abbatterla di più. Cioè, devo abbatterla di meno. E dovevo anche comprare i cannon rounds, questi. E andiamo. Salviamo, perché ho appena fatto tutti gli acquisti giusti. Oh, view report. Possiamo finalmente costruire il Firestorm, nuova nave da combattimento. One man fighter che replica, cioè un caccia comandato da un solo, pilotato da un solo uomo, che replica i classici dischi volanti alieni con un'unità di propulsione centrale. Va molto più veloce. E bene, ciò è molto molto bene. New Fighter Transporter, questo non ci serve particolarmente per adesso, ma New Project, subito cerchiamo il Floater Leader, direi. Cosa ne dite? Dico di sì. Poi ci serviranno anche i Motion Scanner e anche le Mind Probe. Allocate Manufacture. Possiamo fare l'Overtank Plasma e possiamo fare il Fire. Lo possiamo fare. Lo possiamo fare. Allora, aspetta. Alien Alloys, Stop Production. Questo. Tutti gli ingegneri possibili. Ne facciamo una unità. Perché solo 15 me ne fa mettere? Aspetta a fare UFO, dice Gabriel. Ok. Ma non capisco una cosa di questa base. Perché sono tutti occupati i workshop? Ah, usa come carburante l'elerium e ora non ne hai? Controlliamo sulla wiki magari quello. È possibilissimo, eh. Però non me lo fa fare e non capisco perché. Cioè, volendolo fare. Ah no, mi mancano leghe aliene. Facciamo leghe aliene. Facciamo un po' di alien alloys nel frattempo. Tanto quelle ci servono. Che merda non avere l'elerium. Allora, salviamo e vediamo. Bene, sono arrivati gli Avalanche.
sono arrivati gli Avalanche. Sono arrivati questi, cioè bene. Oh, view reports. We can now research the Martian solution basi. Allora, andiamo a vedere, scusami, nella ufopedia Alien Life Forms Floater. Non mi ha detto niente del floater leader. Cioè, semplicemente aver ricercato il leader dei floater ci permette di cercare di Martian Solution. Allora, abbiamo perso due uomini, adesso ti dico anche chi, ma abbiamo conquistato la base aliena. Mi ha dato la posizione della mothership, infatti. Cioè, adesso allora facciamo una roba. Intanto, purtroppo adesso devo staccare tra poco, ma vediamo questa ricerca qua. Very small, va bene, ti intercetto. Sei qua. Ti intercetto da qua. È uno di quelli così. Prendo piano piano. Ma è caduto in mare, ma vaffanzoom. Vabbè, tanto qua non salviamo adesso. Vogliamo vedere la Martian Solution per darvi uno spoiler di quello che potremmo fare nelle prossime missioni. Ma non mi rompere le palle. The Martian Solution. La nostra ricerca ora pare indicare Marte come base delle operazioni aliene. La base è ben nascosta e contiene tutte le strutture di clonazione e produzione pensate per alimentare l'infiltrazione sulla Terra. Pare anche contenere un computer che controlla, un computer di controllo di un certo, di un qualche tipo, che controlla tutta l'operazione. Sembra che la Hive Mind, la mentalità, questa società da insetti di fatto degli alieni, abbia una sorta di ape regina. Ed è questa la loro debolezza fondamentale. Se possiamo eliminare il cervello, allora il corpo morirà. Dobbiamo incrementare i nostri sforzi di ricerca prima che sia troppo tardi. Per fare progressi dobbiamo catturare gli alieni di più alto rango, i comandanti, che risiedono solo nelle basi aliene e nelle battleship. Che figata. Ok, è questo. Allocate research. A questo punto, scusatemi, ricerchiamo una roba che non ricercheremmo mai, che è l'Alien Entertainment. Credo che non ci faccia fare niente l'Alien Entertainment, ok? Sì, sì, ok, bla bla bla. Eccolo. Alien Entertainment. La più probabile funzione di queste sfere è ricreativa. I circuiti psionici stimolano vari centri del cervello. L'effetto è simile alle droghe allucinogene. Pare questa è l'unica prova che gli alieni abbiano dei passatempi culturali o ricreativi, sono i cabinati, e non ci permette di fare niente. E a questo punto basta. Mind probe, vediamo quanto tempo ci vuole a fare il mind probe. Contiamo. Sì, non mi rompere le palle, non mi rompere le palle. Mind probe. La sonda mentale è un dispositivo di comunicazione alieno utilizzato per prendere informazioni direttamente dalle onde cerebrali. Le unità XCOM possono utilizzare questo dispositivo in combattimento per visualizzare le caratteristiche degli alieni, e questa è una roba che ci potrebbe servire fare. Che ci potrebbe servire fare, vabbè. Abbiate pietà.
E mi stanno quasi simpatici, mi dispiace vederli morire tutti un po' anche a me, sono affascinanti. Bene, 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 bene. Allora, amici, amiche, io vi ringrazio per essere stati con me, grazie Supermar.io per il follow, grazie a tutti per il supporto e per il follow. Posso passare di qua. E ci vediamo domani mattina, guardate con cosa, con Keno Mattina, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 a mezzogiorno. Domani un ospite che mi emoziona moltissimo, domani alle 11 sarà Max Collini, degli Offlaga Disco Pax, ma che di recente fa Max Collini, legge l'indie, insomma un sacco di cose interessanti. Sono un grande fan, quindi non vedo l'ora di fare due chiacchiere con lui e avremo giochi retro, giochi meno retro, e chiacchiere, riviste, un sacco di cose, un sacco di cose. Quindi, e poi domani sera siamo io e Andrea Babic che giochiamo con l'Amiga. Quindi, quanto è bello, vi ringrazio, vi saluto.